Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntata dal colore scrittura creativa. Oggi parleremo dell'editing di Solaris di Stanislaw Lem, tradotto ed editato ed adattato per un consumo in digitale per utenti del XXI secolo, tradotto dall'inglese. Solaris di Stanislaw Lem, pubblicato in polacco nel 1961, in piena guerra fredda. Chi? Il dottor Kelvin, il protagonista. Dove? Stazione spaziale Solaris, in orbita al pianeta Solaris, nel sistema Alpha Aquarius. Come? Il dottor Kelvin arriva sulla stazione spaziale con una vetta propria, lanciata da una nave spaziale militare attrezzata per lunghi viaggi interstellari. Quando? Racconto ambientato in un futuro lontano, in un'umanità che è capace di effettuare viaggi interstellari e sta gradualmente esplorando la galassia. Perché? La rottura delle comunicazioni con la stazione Solaris spingono l'alto comando ad investigare, mandando uno psichiatra, il dottor Kelvin. Che cosa? Il pianeta Solaris è intelligente, crea materia organica aggregando i neutrini che abbondano nell'universo. Questi il pianeta Solaris li trasforma in atomi, poi forma materia biologica dotata di intelligenza. Qual è la radice di Solaris di Stanislaw Lem? Lem parte dal mito dei fantasmi, di cui ne tenta una razionalizzazione della loro esistenza, al pari dei precursori di protofantascienza. Lem specula che i fantasmi siano composti da neutrini. I neutrini furono scoperti nel 1934, ma poi furono rilevati solo nel 1956 in un reattore nucleare a fissione negli Stati Uniti. I fantasmi sono sempre annessi al mondo dei morti, quindi implicitamente a Dio ed al diavolo. Lem rimuove completamente nel testo ogni elemento religioso, probabilmente per ragioni di oppressione politica. All'epoca la Polonia cattolica era stata abbandonata dagli alleati nel 1945, pur essendo stata sin dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale dalla parte degli alleati, proprio perché era stata invasa dai nazisti. La Polonia però, dopo il 1945, fu legata mani e piedi dentro l'oppressione del Patto di Varsavia, quindi dentro il blocco comunista della Cortina di Ferro. Lem sostituisce quindi l'aspetto religioso immaginando un universo ateo e propone un'anticipazione implicita di quella che poi sarà l'ipotesi del pianeta autoregolante Gaia. Lovelock formalizzò l'idea al JPL solo nel 1965, 4 anni più avanti dalla data di scrittura del testo di Lem. Solaris è un pianeta vivo, però è intelligente, senziente, che è capace di leggere il subconscio degli umani. Quando questi dormono, il pianeta, per qualche ragione sconosciuta, manipola i neutrini creando materia vivente, che poi è proposta agli ignari astronauti sulla stazione spaziale. La speculazione dell'anima nel libro di Lem esiste in modo relativo, sarebbe un sottoprodotto naturale del cervello umano. Se i cervelli sono diversi, le personalità sono diverse. I fantasmi di Solaris quindi non sono fantasmi, sono visitatori. I visitatori sono entità coscienti, autonome, tanto da suicidarsi, perché non hanno niente a che vedere con le vere persone decedute, a cui rassomigliano fisicamente in modo identico, perché la loro forma è stata materializzata dal pianeta Solaris, basandosi proprio sul ricordo che gli astronauti avevano delle proprie persone care. Lem farcisce il plot di fantascienza con una pesantissima dose di infodump e tantissime descrizioni che però, ecco, obiettivamente rallentano l'incedere della fabula e purtroppo servono assai poco all'incedere della fabula. Il libro di Lem ha una partenza intrigante, con un'atmosfera da thriller fantascientifico, che però
gradualmente agli occhi di un osservatore del XXI secolo, ecco, a mio avviso, sciamano in una narrazione tecnicamente, logicamente, scientificamente purtroppo inconsistente. I limiti scientifici del 1950-1960 nel testo, con varie incongruenze logiche, molto infodump, decisamente inutile per far procedere la favola, ecco, a mio avviso, ne affossano l'opera per un osservatore del XXI secolo. Discutibili ed opinabili alcune scelte narrative poste inizialmente nella favola, che incrinano drammaticamente, a mio avviso, subito la sospensione di incredulità del lettore. 1. Appena il dottor Carvin arriva, cioè appena il dottor Carvin avvista un visitatore, pur essendo uno psichiatra, il protagonista parte per la tangente in un pippone cervellotico di flusso di coscienza, con una palese crisi di nervi. Perché mai il dottor Carvin avrebbe potuto pensare di essere pazzo con allucinazioni gravi, avendo osservato un fantasma, quando era già stato avvertito da dottor Snow sulla possibilità che sulla stazione spaziale potessero accadere cose impossibili? Essendo poi il dottor Carvin stato spedito nello spazio, espressamente mandato il dottor Carvin sulla stazione spaziale per investigare, ecco, il lettore non capisce come mai il dottor Carvin abbia un equilibrio emotivo così fragile e precario. 2. Si materializza nella sua cabina un'entità che sembra umana, con le sembianze di Rhea, la ex moglie di Kelvin, che però morì suicida. È evidente che l'entità è aliena e non può essere la vera Rhea, ma il dottor Carvin la bacia, pur sapendo che probabilmente non è umana. E poi il dottor Carvin quindi si espone così a rischi batteriologici enormi. Ecco, per un protagonista che è stato inizialmente definito come uno psichiatra, logico e quadrato, il suo comportamento è a dir poco sconsiderato e decisamente poco credibile. 3. Perché il dottor Carvin lancia nello spazio dentro al razzo la prima Rhea? Se il razzo attraccato sulla stazione spaziale è l'unica via di fuga per Carvin? Ecco, e se il razzo in cui il dottor Carvin segrega la prima Rhea non è l'unico mezzo di trasporto ad uso della stazione spaziale, allora cosa ci fa un missile ICBM militare in una stazione spaziale di tipo scientifico? Ecco, 4. Lam immagina evidentemente l'esistenza di un missile o più missili sopra una stazione spaziale scientifica. Non può essere un leaking errato sulla Mir sovietica, dato che la Mir ebbe a nascere per decreto nel 76 e non ebbe mai a portare missili. Non può essere un'errata interpretazione dello Skylab, perché il progetto americano fu pubblicato nel 1965 e portato avanti assieme all'Apollo. Hardware militare in una stazione spaziale scientifica è probabilmente un timore della militarizzazione dello spazio che l'autore Stanislaw Lem proietta nel testo, dato che il trattato di demilitarizzazione sullo spazio extraatmosferico fu firmato da Stati Uniti, Unione Sovietica e Gran Bretagna solo nel 1967, ossia più 6 anni dopo la stesura del libro Solaris di Lem. 5. Annichilire i neutrini è una scelta narrativa che appare ardita ancora oggi a distanza di 61 anni. La scienza non sa se esiste l'antineutrino, ossia la particella di Majorana, per quanto la scienza abbia dimostrato che la massa del neutrino non è nulla, ma è maggiore di zero ed infinitesimale. Ritornando a discutere della favola del thriller fantascientifico di Stanislaw Lem, ecco, all'improvviso questa ristorna e sprofonda inaspettatamente in un classico romance harmony, lui, lei, l'altra, peraltro mescolando lunghe introspezioni cervellotiche e dialoghi nevrotici e schizofrenici in salsa New Age. Infine la favola di Lem riprende la strada iniziale del thriller di fantascienza di lungo periodo, che termina portando il protagonista in una isola sul pianeta Solaris, quasi come fosse stato l'ultimo giapponese comunista combattente che non si arrende al pianeta Solaris. Ecco, un osservatore del XXI secolo, sapendo che il testo Solaris fu scritto dietro la cortina di ferro in Polonia nel 1961, in piena guerra fredda,
e sotto il gioco del KGB, ecco, c'è da chiedersi quanto Lem sia stato costretto ad immaginare questo finale per soddisfare la censura comunista, dove forse tutto era ritenuto politica. Pianeta Solaris come la metafora dell'Occidente corrotto ed opulento, che crea effimeri beni di consumo e false chimere rispetto alla sana e solida società comunista. Testo di fantascienza di lungo periodo di Lem ha pregi e difetti. Pregi: i primi capitoli del testo sono molto appassionanti, un bel sottofondo thriller fantascientifico che spinge e motiva il lettore a soprassedere ai rallentamenti frequenti della favola con sterili divagazioni di massivo infodump. Difetti: ecco, manca la tecnologia e il suo ruolo ed impatto nella trama. Le idee scientifiche che sostengono la favola sui neutrini come materiale subatomico dei fantasmi senzienti è un'ipotesi scientifica viziata dai limiti della frontiera della scienza del 1960. Patch: i discorsi di periodo erano spesso troppo lunghi, li ho tutti tradotti, editati e snelliti. Ho sostituito il corpo del testo usando solo frasi molto corte dentro un flusso di coscienza tra protagonista e lettore, con vari plot di action e poi plot of characters, ovviamente insieme a plot of thoughts. Ho tagliato quasi tutto l'anacronistica infodump di Lem sulla solaristica, che non serve a far procedere la favola. Ho tagliato quasi tutte le nevrosi cervellotiche schizofreniche. Ho aggiunto più tecnologia ed un personaggio aggiuntivo nella favola, dandone un importante ruolo nella trama, però non modificando scopi ed esiti finali della favola di Lem. Per dare coerenza alla favola di Lem, nel XXI secolo ho introdotto l'ipotesi scientifica della materia oscura e dell'energia oscura, che non furono mai menzionati da Lem nel libro, perché cronologicamente la scienza prese ad interessarsi a questo mistero solo alla fine degli anni 1970. Nel decennio 1970, quindi ovviamente nel 61 nemmeno si sospettava, o comunque la scienza era ben lontana da discutere su cosa fosse o cosa c'era nella energia oscura e materia oscura. Ecco, il link per ascoltare e leggere il testo Solaris di Stanislaw Lem convertito in Solaris Project lo trovate in descrizione di questo file. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!